Ciao, in questo video volevo insegnarti 5 modi per non rimorchiare. Sei stufo di rimorchiare ragazza a tutt'andare? Ogni volta che esci fuori, che dici qualcosa, che fai una battuta, una ragazza cade ai tuoi piedi. Questo ovviamente ti infastidisce perché, insomma, non se ne può più di avere tutte queste donne che poi che ti ronzano attorno, che creano fastidi. Allora ti insegno 5 modi per non rimorchiare, in modo tale che potrai essere tranquillo e non avere più nessuna rottura di scatole. Allora, quando vedi una ragazza che ti piace, avvicinati e falle subito in modo diretto un avance esplicita a carattere sessuale. Ti avvicini e le dici: "Ah, ciao, come ti chiami? Hai proprio un bel seno", oppure "Hai proprio un bel culo". In modo diretto, così e vedi un attimino la reazione che susciti. Anzi, potresti, come secondo strumento, diciamo, ricalcare un po' la mano e fare anche proprio un avance di tipo sessuale, in modo tale da dire: "Guarda, io proprio voglio, andiamo, perché è proprio necessario che io debba espletare con te questa funzione fisiologica del sesso, poi il sesso d'altra parte è naturale, quindi facciamolo subito". Il secondo modo è quello di comportarti un po' da maniaco, quindi vedi una che ti piace, inizi a puntarla, guardala proprio, e poi se lei ti guarda, togli lo sguardo e poi torna a fissarla in questo modo. Vedrai che la spaventerai a sufficienza. E anche in questo caso se ne andrà completamente via. Un altro modo è quello invece di guardare la ragazza che ti piace, buttare un po' l'occhio e iniziare a pensare cosa devi fare, qual è la tecnica giusta, e insomma riflettere molto bene su come fare per fare questo avance. Così in questo modo sarai tranquillo che o ci avrà già provato qualcun altro nel frattempo, lei avrà fatto, se ne sarà già andata, insomma. E quindi ti risparmi la situazione. Altro modo è quello di autoqualificarti. Vai lì e digli: "Ah, ciao, come ti chiami?" Poi dici: "Io sono Massimo, Paolo, Giuseppe, come ti chiami? Io sono molto ricco, ho la casa a Monte Carlo", e inizi a sparare un sacco di cose, insomma. Più grosse le spari, meglio è, quindi vorrei anche conoscerti. Questo è un altro buon modo, diciamo, il quarto modo per evitare di rimorchiarla. E un altro modo, il quinto, è quello di andare lì e iniziare a parlare, ti presenti e poi continui a parlare sempre te, senza mai darle possibilità di ascoltarti, inizia a raccontarle del suo lavoro, del tuo lavoro, scendi proprio nei minimi dettagli. Non darle quasi modo di parlare, insomma, chiedi a malapena all'inizio chi è, e poi inizia a dire: "Sai, io sono abito, che ne so, dici una città, abito a Roma, faccio questo, faccio quello", e continua proprio a martello pneumatico. Vedrai che dopo un po' lei sicuramente si stuferà, inventerà una scusa e finalmente si toglierà dalle scatole, e tu potrai anche in questo caso avere la soddisfazione di non aver rimorchiato, insomma, e quindi puoi stare veramente tranquillo. Segui questi consigli, quindi, se vuoi non rimorchiare. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!